Ci spostiamo adesso a Venafro in piazza per non morire, la marcia dei giovani studenti dell'Istituto Giordano che restituisce speranza nel futuro, la richiesta alle autorità di attivarsi fattivamente sul tema dell'inquinamento. Il giorno della protesta a Venafro si scende in piazza per non morire, accade da anni proteste scritte, urlate, parlate, cortei, lettere e denunce, azioni portate avanti da poche ma assai rappresentative associazioni. Oggi accade qualcosa di significativo perché la mobilitazione l'ha indetta il comitato studentesco dell'Istituto Giordano. L'hanno indetta i giovani, un raduno partito dinanzi alla sede dell'istituto è terminato in piazza del municipio. L'area della piana di Venafro risulta essere tra le più inquinate non solo del Molise ma del paese, al di là della accertata presenza di materiale altamente inquinante in ampie zone di quella che una volta era ritenuta tra le pianure più fertili del Mezzogiorno, si registra quotidianamente un eccesso nell'aria oltre le norme di sicurezza di polveri sottili. Le cause sono più o meno note, mancano però soluzioni adeguate. In prima linea anche il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. Un impegno così importante da parte dei ragazzi che sono il presente e il futuro di questa comunità va assolutamente sostenuto e fiancheggiato. È importante, questo è un segnale di unità della comunità rispetto a un tema che non nasce oggi e che deve avere una risposta il più presto possibile. E la risposta deve essere data anche non nascondendosi dietro un dito. Delle volte dico che il dito può essere soltanto il tema del traffico, bisogna invece avere il coraggio di affrontare adesso seriamente anche il tema degli impianti insalubri che sono presenti nella piana di Venafro. Questo è quello che chiediamo alle istituzioni che hanno competenza in materia e lo facciamo chiaramente come comune di Venafro, che è un tassello importante, purtroppo non bastevole del problema, ma rispetto a questo la posizione è sempre la stessa e la porteremo avanti ancora venerdì in riunione in prefettura. Chiediamo delle risposte concrete contro questo problema che è sempre più dilagante nella nostra piana. Pare che nessuno sia interessato a questo problema, le autorità competenti non prendono una posizione, noi non sappiamo quali sono le vere cause di questo inquinamento.